tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di fare un recap di tutti i libri che devo ancora leggere e che sono nella mia libreria. Allora, diciamo che vi farò vedere un po' di libri, però sono abbastanza soddisfatta perché non sono un numero esageratamente grande. Questo perché ogni anno mio marito per Natale mi regala un sacco di libri. È successo, insomma, per diversi anni che io per Natale mi ritrovassi anche 15 libri tutti insieme regalati per Natale e quindi, insomma, ci mettessi un po' a smaltirli durante l'anno. Quest'anno però mio marito mi ha fatto un regalo bellissimo, però sicuramente più costoso, quindi mi ha regalato il MacBook Pro, quindi sono molto felice di questo regalo, però ovviamente mi ha regalato quello e quindi non mi sono arrivati tutti i libri che di solito ricevo per Natale. Questo mi ha permesso da una parte di avere una visione un po' più chiara di quello che ancora devo leggere e potermi quindi impegnare a finire i libri che sono sulla mia libreria prima di comprarne di nuovi. Come sempre vi chiedo di dirmi se conoscete i libri dei quali vi parlerò, se vi sono piaciuti oppure no, in modo che anch'io possa regolarmi su quando cominciare a leggerli, quali leggere prima e quali dopo. Cominciamo! I primi due libri che vi faccio vedere sono due gialli di Camilla Läckberg, Il domatore di leoni e La strega che è ancora avvolto nel cellophane. Questi libri ancora non li ho letti perché voglio leggere la serie che ha scritto Camilla Läckberg con gli stessi protagonisti, ovvero Patrick e Erika, in ordine come sono usciti, anche se in ognuno di questi si racconta un giallo diverso che ha un inizio e una fine all'interno del libro, voglio vedere evolversi la storia dai protagonisti in maniera cronologica, quindi questi non sono il secondo e il terzo, io ho letto solo il primo che è La principessa di ghiaccio, questi non sono appunto il secondo e il terzo, quindi aspetto di averli tutti in ordine per proseguire la lettura. L'ultimo libro che vi ho fatto vedere nello scorso video, che era appunto una new entry nella mia libreria e che quindi ancora non ho letto, è Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Questo libro lo leggerò a breve, quando avrò finito quelli che ho in lettura sicuramente lo leggerò perché sono molto molto intrigata, nel senso che ho voglia di leggere un libro che mi aiuti a portare avanti delle nuove abitudini più salutari che vorrei mettere all'interno della mia vita, ma che di solito abbandono dopo una o due settimane. Ne ho sentito parlare veramente molto bene, so che questo libro, insomma, perlomeno con tante persone ha funzionato e quindi spero che funzioni anche con me. Altro libro che non è un romanzo, in questo caso è un saggio, credo si possa definire un saggio, Possiamo salvare il mondo prima di cena di Jonathan Safran Foer. Questo libro lo conoscerete sicuramente, ne hanno parlato in tantissimi, è un libro che appunto dovrebbe parlare soprattutto dell'alimentazione e di come modificare la nostra alimentazione in modo che sia più a favore dell'ambiente, comunque che salvaguardi l'ambiente nel quale viviamo. Come sapete questo argomento mi interessa moltissimo, sono interessata a conoscere tutti gli aspetti della mia vita che in qualche modo possono danneggiare l'ambiente, magari anche a mia insaputa, per cercare di modificarli in modo da essere più consapevole in tutto ciò che faccio. Ho letto libri riguardanti la fast fashion, quindi il mondo della moda, adesso invece mi dedico a qualcosa che riguarda il cibo e che quindi magari mi aiuterà ad essere più consapevole anche a tavola. Questo libro l'ho in libreria da tanto tempo, però ancora non l'ho iniziato perché è il primo di una tetralogia e quindi prima di iniziare qualcosa che duri così a lungo nel tempo ci penso sempre un sacco e sto parlando degli Anni della leggerezza, quindi la saga dei Casalè. Tutti voi anche questa la conoscerete, sono sicura che mi piacerà perché le persone che seguo, che parlano di libri, che condividono più o meno i miei gusti letterari, l'hanno adorato, quindi so che mi piacerà, è soltanto il fatto che fa parte di una serie a bloccarmi un po' perché una volta che l'ho iniziato poi non voglio leggere gli altri a distanza di troppo tempo. Comunque intanto il primo in libreria, spero di leggerlo al più presto, di trovare al più presto il modo, insomma, per affrontare questa avventura, forse sarà proprio l'estate a portarmi il momento migliore per questo libro. Altro libro che fa parte di una serie è Il gioco dell'angelo di Zafon. Questo, se non erro, dovrebbe essere il secondo volume dopo L'ombra del vento. L'ombra del vento però, se non ricordo male perché l'ho letto diverso tempo fa, ha una sua conclusione, quindi questa dovrebbe essere una nuova avventura. Non ne so molto in realtà della trama, comunque dovrebbe essere in qualche modo collegato anche al primo. Non l'ho letto semplicemente perché, non so, non ho trovato il momento giusto. In realtà sono molto curiosa di sapere come
va avanti la storia. Oltretutto Zafon scrive molto bene, il primo libro mi è piaciuto tanto, quindi al più presto insomma spero di affrontare anche questo, anche perché in libreria ho anche il quarto, mi manca il terzo, quindi piano piano riuscirò a finire tutto. Adesso vi faccio vedere alcuni libri in inglese che ho comprato durante varie vacanze all'estero. L'idea era quella di iniziare a leggere i libri in lingua, o comunque di leggerli un po' più spesso di quanto non faccia, perché mi serve per tenere allenato il mio inglese. Infatti i libri che vi mostrerò sono tutti dei romanzi, anche dei romanzi abbastanza semplici, perché ricerco chiaramente uno stile di scrittura non troppo complesso, che comunque sia in linea con il mio livello di inglese. In ogni caso, leggere in inglese mi permette comunque di migliorarmi e di tenermi allenata, perché mi serve anche al lavoro, utilizzo la lingua inglese. Però fatto sta che alla fine io quando leggo ho voglia di rilassarmi, di non concentrarmi troppo, di leggere velocemente, e prediligo sempre il libro in italiano. Quindi vi faccio vedere quali sono e spero veramente quest'anno almeno un paio di leggerli entro la fine dell'anno. Il primo è The One Memory of Flora Banks. Allora, questo è un romanzo in cui Flora Banks, la protagonista, soffre di amnesia, quindi non ricorda praticamente niente. Non ricorda ciò che le viene detto, non ricorda l'esperienza che ha fatto, non ricorda neppure quanti anni abbia. Un giorno bacia un ragazzo che non avrebbe dovuto baciare e quella è l'unica cosa che ricorda. Quindi quell'avvenimento è l'unica cosa che lei ricorda da quando aveva 10 anni, ma il ragazzo che ha baciato non c'è più e quindi insomma lei dovrà capire perché proprio quel ricordo è l'unica cosa che ha deciso di rimanerle nella memoria. Niente, questa è la trama, mi incuriosisce anche, quindi insomma spero di leggerlo presto. Il secondo libro è Cyber Cinderella. Allora, questo romanzo, che oltretutto dovrei aver acquistato usato a New York, se non erro, parla di una giovane donna che ha una vita piuttosto monotona e scontata, che lei diciamo non la soddisfa in pieno. Un giorno prova a googlare il suo nome e scopre che c'è qualcuno con il suo stesso nome e cognome che invece ha una vita meravigliosa, piena di avventure, una vita al centro del palcoscenico, quella che noi forse oggi definiremmo un influencer. Insomma, questo la porta a rimettere in discussione tutta la sua vita, perché si rende conto di desiderare anche lei una vita del genere e comincia a immaginare come sarebbe se fosse lei ad avere quel blog, ad avere quella vita, e quindi diciamo cerca di, io credo, perché questo non c'è scritto sulla trama, che deciderà di sconvolgere la sua vita per renderla un po' più in linea con i suoi sogni. Un altro libro che vi mostro è molto famoso, soprattutto all'estero, ed è The Night Circus. Allora, questo libro io ne ho sentito parlare anni fa, infatti anche questo l'ho comprato a New York, e ricordo che era definito un libro molto bello, ma che purtroppo non era più edito in italiano, quindi era reperibile soltanto in lingua originale. Per questo io l'ho preso in inglese. Devo dire che sono passati gli anni e, se non ricordo male, penso che sia stato di nuovo ripubblicato anche in italiano, quindi se c'è, io vi lascio o la copertina qui o vi lascio magari sotto nell'info box il link per poterlo comprare. Non vi dico molto della trama perché in realtà non l'ho letta, proprio perché vado abbastanza sul sicuro, perché so che questo libro è tanto bello, anche la libraia che me l'ha venduto me l'ha raccomandato, e la copertina è fantastica perché c'è il foro, come vedete, ecco qua, insomma un po' particolare. Altro libro in inglese è The Book of Tomorrow. Oltretutto vi faccio notare che quasi tutti i libri che vi ho mostrato hanno il prezzo, il cartino del prezzo in copertina, comunque non importa. Allora, in questo libro invece si parla di una giovane ragazza che perde il padre, si ritrova a vivere con la madre da sola, piena di debiti, costretta a trasferirsi in un paesino dalla città dove abitavano, e insomma una ragazza che tutto vuole fare nella vita a parte pensare a domani, perché insomma ha vissuto delle esperienze che l'hanno provata. Un giorno c'è una libreria ambulante che passa per il paese dove vivono adesso, in campagna, e lei scopre all'interno di questa libreria ambulante un libro molto particolare, un libro rivestito di pelle che non ha né titolo né autore, ma che una volta portato a casa e aperto scopre contenere la storia del suo futuro, il suo domani. Quindi questa è la trama del libro, è super accattivante e non so perché ancora non mi sono decisa a leggerlo, però insomma sembra davvero bello. L'ultimo libro in inglese che vi mostro è un libro enorme, The Library at the Edge of the World, vedete che è gigante, e oltretutto è scritto
in una maniera che probabilmente lo stesso libro poteva essere scritto nella metà dello spazio, per farvi capire. Comunque, niente, questo parla in realtà di una giovane donna che ha lasciato la città dopo aver scoperto che il marito la tradiva e si è creata una nuova vita in un villaggio di campagna, in un paese di campagna, dove lei gira con, anche in questo caso, una libreria ambulante, ma in realtà non è soddisfatta della sua vita, rimpiange la vita della città, vive con sua madre, con la quale non ha un rapporto bellissimo, e quindi insomma cerca di rimettere in piedi la sua vita, e basta, questo è quello che so sulla trama. Bene, vi annuncio che con questa pila di libri alla mia sinistra io ho terminato. Questi sono i libri che devo ancora leggere. Sono molto soddisfatta perché sono una maniaca della precisione, quindi vedere che ho così pochi libri da leggere in libreria mi fa super felice, anzi cerco di ridurli ancora di più. Devo dire che, dato che in questo periodo non possiamo uscire, quindi le librerie sono chiuse eccetera, cerco di non farmi tentare dai titoli che trovo online, e quindi di portare avanti durante questa quarantena i libri che sono ancora sui miei scaffali, cercando di finirne il più possibile ovviamente. E spero di farcela al più presto, e adesso voglio sapere voi quanti libri avete in libreria che devono ancora essere letti. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!